Quello che vedete è il fiume Amur, che per quasi 2000 km marca il confine tra Cina e Russia. E questo è il ponte ferroviario appena inaugurato, una vera e propria svolta nei legami commerciali tra i due paesi, che grazie all'infrastruttura d'ora in poi potranno trasferire fino a 20 milioni di tonnellate di merci all'anno. Un evento epocale per i media russi. Anche se il consolidamento della partnership economica è ormai sotto gli occhi di tutti. Loro sono Massimo e Marino, due imprenditori italiani che vivono rispettivamente a Mosca e a San Pietroburgo. Entrambi sono testimoni dell'invasione del mercato russo da parte dei prodotti cinesi, a partire dalle automobili. Ci troviamo a Mosca, nell'autosalone più grande della capitale. Questo è un tipico scenario sempre più frequente ultimamente, ovvero l'accostarsi di brand tipicamente occidentali e altri brand di auto cinesi di alta gamma. Noi avevamo questo concetto dell'auto cinese come una copia di auto occidentale, invece hanno creato un mercato loro, un design loro. 3 milioni e 6. Auto made in China, ma non solo. Negli ultimi mesi sono spariti o stanno sparendo i brand europei e americani. I brand cinesi sono molto aumentati per quanto riguarda la vendita di televisori, frigoriferi e quant'altro. Adesso entriamo. A testimoniare il tentativo di Mosca di rimpiazzare le forniture occidentali sono anche i dati che confrontano il primo e il secondo trimestre dell'anno, per un valore complessivo che passa in pochi mesi da 4 a 7 miliardi di dollari. Ma se l'import dalla Cina raddoppia, le cifre delle esportazioni salgono vertiginosamente, portando l'interscambio da 70 a 180 miliardi. Ma in questo scenario che ruolo hanno giocato le sanzioni? È proprio di sanzioni che ci parla questo imprenditore russo che produce birre e che alcuni mesi fa ha cercato di importare dall'Italia tappi per bottiglie. Noi abbiamo pagato in anticipo uno stock di tappi perché al tempo quelli in acciaio non erano sanzionati. Poco dopo però sono scattate le sanzioni su tutti i prodotti. Così, per rimediare, gli italiani hanno aggirato le loro stesse sanzioni e ci hanno proposto di comprare i tappi dalle loro filiali cinesi. Abbiamo accettato, è stato davvero molto divertente. La nostra è una piccola azienda, ma anche noi stiamo iniziando a pensare alla Cina. Di recente abbiamo avviato i primi contatti con alcuni intermediari. Insomma, Pechino sembra un ottimo partner per Mosca, ma l'amicizia poggia su solide basi? Noi lo abbiamo chiesto a questo fiscalista italiano che in Cina guida un'azienda con 50 dipendenti. La Cina è già oggi il primo partner in ambito di importazioni e in ambito di esportazioni della Russia. Va detto che la Cina per la Russia è il partner numero uno, la Russia per la Cina non è il partner numero uno, è il partner quindicesimo, quindi un partner minore. Qual è allora il destino di questa alleanza? Il ruolo tra i due paesi probabilmente vedrà crescere sempre più quello che è lo sbilanciamento tra Pechino e Mosca. In questo scenario quanto conta la recente stretta di mano tra Biden e Xi Jinping? Dalla stretta di mano, la Cina sembra avere oggi un ruolo diverso, sembra essere il passaggio finale per fermare la guerra in Ucraina. Oggi forse grazie all'endorsement di Biden, Xi Jinping può giocare un ruolo determinante nelle relazioni con l'Europa.